Il decreto sviluppo, quello che conterrà le misure per la crescita e per il sostegno dell'economia, dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre. In questi ultimi giorni, dopo che il Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha assunto l'incarico di coordinare la redazione delle proposte da inserire nel decreto, vediamo riproporsi l'ipotesi di condono fiscale ed edilizio, una soluzione che la Lega Nord non condivide affatto. La Lega è contraria al condono fiscale, è contraria perché nel momento in cui si parla di lotta all'evasione e di andare a prendere coloro che non hanno pagato le tasse, parlare di un condono è illogico. Dopodiché siamo certi che il tentativo di far passare il condono da parte di parlamentari del PDL ci sarà anche durante la discussione del provvedimento in commissione. Altre, continua Fugatti, sono le priorità della Lega Nord da inserire nel decreto sviluppo. Noi stiamo lavorando per fare in modo che all'interno del decreto sviluppo ci possano essere dei provvedimenti che vanno nel favore delle piccole e medie imprese, a favore della fiscalità di queste realtà produttive. Ci rendiamo conto che il momento è difficile, anche perché fare provvedimenti di questo tipo occorre trovare le risorse, occorre avere le risorse da mettere a disposizione, e non è facile trovarle oggettivamente, però riteniamo che ci possano essere dei buoni spazi. Intanto calano i costi dei nuovi conti correnti, anche se la maggior parte dei correntisti non lo sa e detiene ancora un conto con un livello di spesa più alto della media. Questo studio della Banca d'Italia dice questo: è chiaro che chi ha questi tipi di conti correnti deve andare in banca e chiedere di rinegoziarli, che lo può fare. Le banche sicuramente porranno delle problematiche, però oggi i consumatori, gli utenti bancari hanno gli strumenti per poter rinegoziare questi conti correnti.